Ed eccoci qua, buonasera, benvenuti, bentornati. Il sabato è Manga Quiz, ci siamo, ci siamo. Facciamo entrare il nostro presentatore, ovviamente. Ciao Master, Ciao a tutti, come stai, caro? ciao anch'io. Bene, bene, E facciamo entrare il nostro sfidante. Come stai, Nico? bene, bene, voi tutto a posto? Tutto a posto, Sì. sì. Com'è andata la preparazione a questo manga quiz? Ci siamo allenati perché si sa che mente forte risiede in corpo forte, quindi è importante anche poi quando c'hai dei box che pesa 3 kg, grazie Coconino, è Sì. utile anche per altre cose. Sì. Poi ci hanno insegnato che bisogna sostenere il fumetto, quindi insomma, noi si Beh, sostiene, assolutamente, abbiamo sostenuto. assolutamente. E come siamo messi, Master? C'è già qualche domanda, qualche... Sì, le tavole, Allora, devo immagino di sì. controllare E se su Twitch mi è arrivato qualcosa. Due mi sono già arrivate su Telegram, quindi le prendo da lì. intanto, ragazzi, ovviamente vi ricordo che se volete mandare le domande, fatelo direttamente in privato al Master 95, domanda insieme alla risposta. Così, nonostante il Master le sappia praticamente tutte, però, insomma, giusto per avere la conferma. Giusto, assolutamente sì. Ah, ora c'è questa cosa, questo mistero delle foto di Stefano Roghi, ma non ho capito chi è che gli ha eliminato le foto e Non dove so. soprattutto. Mi è Giustizia per sfuggita sta Stefano. cosa, non so. Cioè, l'ho anche messa, l'ho anche messo quella bellissima foto, quel Ma bellissimo montaggio che ci ha fatto a me e a la Nico, l'ho foto di messo. Zeus? Cazzo, Boh, sogna. non so cosa stesse dicendo. Ciao Yakult, Lollo. Il resto manga mi è piaciuto il post Instagram della canzone di Rocky 3. Tanta roba, tanta roba. Ciao Serialone, ciao Blue No Wirewa. pain, no gain. Ciao Weirdino, ciao Stone Duck, ciao Leggete Rocky Joe, ciao Lallapalooza, benvenuti a tutti. Stefano Roghi intanto, giustamente, come sempre ci ricorda i precedenti del manga quiz, quindi almeno di questa stagione qui, che dovrebbe concludersi la settimana prossima con l'ultima puntata dove sfiderò Delly Mello. Quindi vi voglio belli carichi. Voglio belli, belli carichi per Sì, fare un culo te l'ho così a visto. Delly Mello. Ammazza, domande solo su One Piece, quindi mi raccomando, ragazzi. No, assolutamente vietate le domande su One Piece. Anche se lo sto recuperando, sono tipo a 150 capitoli. La strada è ancora Io mi sono lunga, però. fermato. Io mi sono fermato con l'anime più che altro. Il manga non l'ho letto, era illeggibile per me al tempo. Addirittura Adesso proprio. illeggibile. I disegni mi faceva venire mal di testa, un sacco di dialoghi, a volte pure inutili, quindi insomma. Ma io i disegni li ho trovati abbastanza fighi. Non so se Nico Ma lo ha letto, lo sta 150 leggendo. vetture, a che volume sei? Io ho lo stesso problema purtroppo, però non mi è mai attirato, cioè non Secondo me sono mai sei stato ancora nella attirato troppo neanche parte. dall'anime da piccolo, sono sempre stato dalla parte di Naruto, quindi proprio One Piece è una mancanza, però cioè raga. Vabbè, È ma tu lungo, sei è la... lungo. È È solo lungo che a e 50 non capitoli forse c'ho. sei ancora nel range dei disegni buoni. Dopo Ah, c'è un perché calo. peggiora? Uff. Sarò. Ma stai No, 150 dallo stare in pari o a 150 dall'inizio, alla fine? dall'inizio. Sì, sì, Ah, allora sì, sì, sì. sì, lì erano ancora fighi. Sarò al volume Cioè, si 20, ma guardavano. nemmeno forse. Sì. Boh, poi sarà che lo sto leggendo a colori anche, eh? Magari. Vabbè, allora sì. Sembrano più fighi di quello che erano, probabilmente ci sta. Però alcuni sono, non dico i migliori disegni di sempre, assolutamente, però mi sembrano abbastanza fighi. Ma per ora mi sta intrattenendo sicuramente bene, poi vedremo un No, ma è pochino. buono, cioè almeno a me ha smesso di piacere dopo la saga di Marineford. Che è comunque un più avanti, Poi immagino. sì, ma è molto avanti lì. Boh, vedremo un pochino, vedremo un pochino. No, comunque è bellissimo Stefano che mette sempre Vittoria di Gigio, tra parentesi, Vittoria Barando. Questo Ma è in polemica, attenzione. bellissimo. C'è stata una polemica con quel coglione di Riro Senpai, che dovrebbe essere un mio mod, ma aveva spoilerato la risposta all'avversario. Ah, Effettivamente l'annoso potevamo caso di non Fruit considerarla. Baskets, Sì, il cesto di frutta. cesto di frutta. No, vabbè, veramente. Solo io ho questi moderatori così. Cioè,
Ciao Ah, io Xedi, dopo guarda, un oggi momento. sto pure da cellulare, quindi la chat manco la vedo, non so quello che scrivono, non so quanti siamo, quindi proprio non, neanche volendo potete dirmi che sto barando. No, ma guarda, allora, i suggerimenti sono ben accetti, eh? Sempre i Ci manca. suggerimenti ci stanno, ragazzi, non c'è assolutamente problema. L'importante è non scrivere la risposta, se no non c'è senso, Sì, dai, veramente. no, che stiamo qui a fare. Cioè, è proprio brutto, capito? Per lo show. Non hai modo di vederli i commenti, quindi. Non penso, non credo. Sei da cellulare, quindi devi Magari sentire. qualche suggerimento può servire, capito? Vabbè, allora diciamo che do il permesso al master di riportarti i Dai, suggerimenti che va vengono dalla chat. bene. E poi possiamo Perché anche fare purtroppo come c'ho. come l'ultima volta con Kafkania, quindi anche il master eventualmente ci può sbloccare un Dai, suggerimento fai che li a leggi te testa. in caso ti chiediamo i suggerimenti, leggi direttamente tu, almeno te scegli se è troppo spoiler, se è... così almeno leggiamo la Va qualunque. bene. Master, Ciao secondo me Mansei. se continui un altro, se facciamo un altro annetto di manga quiz, l'anno prossimo Sanremo è tuo. Io. Presentatori Sì. di Dai, Sanremo. questo. Meglio di Amadeus. Chissà, chissà, bisogna provare Dai, poi. Amadeus è troppo forte, impossibile. Comunque, continuate a mandarmi le domande, ragazzi. Io adesso ne ho una, due, tre, quattro. Ne ho quattro per adesso. Ok, Ah no, quindi. cazzo, la chat la leggo, sono scemo io. Ah, a Ah, perché ce posto. l'hai a comparsa, forse. Sì, c'avevo la privata e quella, sì. C'è Sì, te Stefano che Stefano, si allena per il prossimo. bravo. Devi allenarti per il prossimo manga quiz, per la prossima stagione. Però mi piacerebbe che tu facessi degli allenamenti seri, che io vedessi anche i risultati, come ha fatto il resto in manga, con la musichetta sotto, devi sollevare, devi fare un po' di pesi, devi mettere hashtag sosteniamo il fumetto. Prima cosa, compra una panca, i pesi, ovviamente. Cazzo, è un po' di panca, i pettorali li abbiamo un po' abbandonati. Ma secondo me Stefano c'ha un bel fisico, ho quest'idea. Io mi sono spaccato Stefano l'altro giorno, sostiene sono il distrutto fumetto. qua. Io no, perché non faccio un cazzo da 10 anni, tipo, quindi non posso neanche. Oddio, in realtà, cioè, quando è stato? L'anno scorso, mi sono accorto di avere una costola rotta e non sapevo Ah, però come l'avevo così. rotta. Sì, assolutamente. Cioè, mi faceva un po' male, sono andato dal dottore, sono fatti i raggi. La costola è rotta. Ah, ok. Troia. Avrò fatto anche troppo sesso, brava Costanza. Esatto. Non Questo. volevo dirlo, però effettivamente deve essere stato i colpi di Chiavator impressionanti. Comunque, ciao Maci, ciao Mansei, benvenuti a tutti. Allora, ragazzi, io, se ci sono quattro domande, le tavole sono Sì, si può già anche iniziare. pronte, io direi che possiamo iniziare. Vi ricordo le regole, che sono: si fa una domanda per uno, e chi ne sa di più vince. Regole molto basic, non ci sono premi se non la gloria. No È spoiler in l'unica cosa che chat, mi conta. raccomando, che è l'unica cosa che conta, esattamente. Sono domande da fare solamente sui manga, quindi non su anime o altro. Manga quiz, domande sui manga. Mandatele quelle che volete fare a il Master 95 in privato qui su Twitch, almeno la vedete direttamente insieme alla risposta. Per qualsiasi dubbio, punto esclamativo quiz e potete vedere tutto lì. Comunque mi sembra abbastanza basic. E prima di iniziare, punto esclamativo libro, anche perché il 22 esce il mio libro, vi ricordo, sulla Giusto, storia del giusto. manga. Esatto. Allora, con cosa si inizia? Con qualche Ah, io la domanda prima o domanda ce l'ho. dai. Sì, c'ho la prima domanda da parte di Maci, che è nel manga biografico. Aspetta, che l'ho Aspetta, letto per per chi? te. Come, chi comincia in caso? Ah, Per te, allora, sì, ma. l'inizio è sempre da parte dell'ospite. Se qualcuno in chat vuole fare un sondaggio sul vincitore, fatelo pure tranquillamente. Giusto. Comunque, la domanda è: nel manga biografico della J-Pop dedicato al pittore e incisore Okusai, quale fu il primo lavoro che svolse? L'hai letto? Allora, mi manca effettivamente Okusai. C'ho un brutto rapporto con i manga biografici. E ho Quello è visto che lo figo. stava leggendo, infatti era anche abbastanza contenta. Okusai, storia della pittura, che io chiaramente conosco molto bene. La prima opera che realizzò. Penso che comunque si parla già di stampe comunque ukiyo-e, tanto siamo lì.
Ma non ho capito se intende il primo lavoro come prima opera o No, il primo lavoro proprio il nel lavoro che faceva lui. senso lavorativo in generale. Ok. Ah, il primo lavoro proprio lui, nel senso. Io l'ho letto qualche anno fa, ma il primo Io devo ancora leggerlo, ce lavoro. l'ho, ma. Boh, non è Ma che ne so, facile. secondo me Okusai c'aveva la faccia da piastrellista. Cioè, Dici? stendeva i tatami. No, dai, seriamente. Potrebbe. Ce lo vedo, Kusai. Se sveglia le mattine, fa il carpentiere. Allora, hai a Dai. disposizione un suggerimento, che il master può darti. Ah, io non l'ho letto ancora, quindi non so. Ah, beh, però c'hai la Non risposta, saprei. quindi magari potresti. Sì, la risposta, però fammi vedere. Vabbè, Se non cioè, è una se puoi cosa, se non dirmi è una se cosa che era. lo fa indovinare al 100%, che. No, cioè, Quello è il dimmi se era un punto. lavoro artistico, magari un lavoro fisico, se No, puoi. non era un lavoro artistico. Ok. Secondo me faceva il pescatore. Ce lo vedo sulla barca alle 4 del mattino andando a prendere i Io ti giuro che l'ho letto, ma cranchi. Io non ho idea. non mi ricordo il primo lavoro. Primo lavoro di Jerry, la mia Okusai. risposta definitiva è il pescatore. Il pescatore. Allora, quindi la risposta è: il primo lavoro che svolse fu il fattorino. Io non la vedo mai quando mando il fattorino per una biblioteca ambulante. Addirittura. Figo, figo. La Prendi biblioteca manga e te li porto ambulante. Okusai. Cioè, ti rendi Prendi. conto? Bellissimo, bellissimo. Manga non li prendi, ne esisteva io. Sai. Eh no, li ha tipo inventati lui, più o meno, ma insomma Sì. sì. Però sarebbe figo. Prendere un foglio così mi scrivo Se va anch'io. male su Twitch, mi faccio una biblioteca ambulante, quasi quasi. Sì, ma succede che magari ordini su Glovo e ti apre, non so, Zero Calcare e ti porta le pizze, queste Oh, vabbè, che figata, che figata. Bene, 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 nel senso per me, perché ha sbagliato. Quindi, bene. rifaremo. Sì, bravo, così ti voglio, assolutamente, assolutamente. A 12 anni faceva quel lavoro? Vabbè, un po' il lavoretto che si fa anche tipo andare a consegnare i giornali. I Vabbè, quello è molto più giornali, sì. americano, però è il classico lavoretto che si fa d'estate quando non c'è Nel scuola. 1800 alla fine. Ah, io provo a mettermi le Allora, aghe, la come seconda sempre. domanda ce l'ho. Ok, vediamo. Sarà la domanda su un manga che hanno letto l'autore e suo nonno e basta, Oh, dai. immagino. Domanda di Stenub 88. Cosa collezionava Rannosuke, uno dei protagonisti dei Fiori del Male di Kamimura? Vagine Tascabile. in dei vasetti. Vagine. Ok, sì, no, è corretto, è corretto. È Io rimasto pensavo scioccato, trollasse. Nico. Vagine asportate. Esatto, vagine esportate in barattoli di vetro. Vabbè, ragazzi, se c'è una vagina di mezzo non posso dimenticarmelo, scusate. Cioè, è proprio lì Beh, rimane. non è che collezionasse francobolli, voglio te lo ricordi, è una cosa un po' Eh particolare. sì, eh sì. Non l'hai letto, è quello di Kamimura. Ah, quello di Kamimura, no, mi sembrava quello di coso, se ce n'è 18 del manga si chiama Yoshimi. Fiori del Male. Ah, è vero, ce n'è anche un altro oltre a Yoshimi, sì. No, quello di C'era forse uno Kamimura è shoujo pure, o un bello. josei. Eh C'è uno sì. shoujo, mi pare. Infatti, se vai a vedere su Anime Click e cerchi Fiori del Male, c'è scritto tipo i Fiori del Male Yoshimi, tra parentesi. Sì. No, quello di Kamimura è bello tosto. Poi c'è la rappresentazione sua è sempre molto poetica, anche i genitali, quelle robe lì, le fa sempre tipo dei fiori. I fiori, sì. È Però è bello tosto, sì. bello peso, è bello peso. Uno dei prossimi recuperi che Sì. dovrò fare. Bello, sì. Grande, bella domanda, Ste, bella domanda. Quello di Oshimi è tanta roba. Sì, entrambi, Cioè, sinceramente, io ho amato quello di Oshimi come quello di Kamimura. Quello di Oshimi un po' di più, forse, che è una storia più lunga, più bella orizzontale, quell'altro è un volume unico, però è bello disturbante, bello figo come piace a me.
Beh, volume unico sarà volume tipo 800 unico. Pagine anche quello, quindi se sì. Tankobon comunque sarebbe una storia in quattro. Eh sì, esatto. Volume unico, la confezione è un volume unico, se no la storia è abbastanza ampia. Eh sì, sì, anche perché sì. Oggi, esatto, dire volume unico con i mega volumoni omnibus che fanno, poi più o meno... Beh, dell'annuncio di Kyojinoshi cosa ne pensate voi? Cioè, su, più che altro sul fatto che hanno detto che faranno un'edizione da 600 pagine, se non ricordo male. Io avrei preferito Sicuramente. Sicuramente mancava comunque, forse hanno deciso che era il formato migliore per portarlo, perché comunque è un prodotto che, per quanto potesse essere famoso ai tempi, adesso si rifà una nicchia, che quindi magari sarà contento dopo tutto sto tempo di avercelo bello, per dire lo compro una volta in quell'edizione, non lo tocco più, però sicuramente è una cosa molto per cultori. Cioè, chi è che te si mette a leggere adesso? Io non ho letto neanche Arriva nei Super Boys, cioè non è qualcosa almeno di mio interesse per adesso. No, no, ci sta. Ora ti dico, Arriva nei Super Boys è molto più evitabile, eh? Cioè, non c'è paragone tra le due opere. Però io in generale non sono un grande amante di quei volumoni enormi, per scomodità, per anche tradizione forse, che il Tankobon alla fine è quello più tradizionale. Il giusto compromesso secondo me è tipo i volumi da perfect esatto. Un 13x18 sì. Dai, o comunque 15x21 sì, esatto, yeah. Esatto, quello va benissimo, ma anche tipo alla Evelyn. Ma sai che io ho tenuto in mano dei volumi Bunko ultimamente, ma sai che non mi danno particolarmente fastidio? Ma il volume Bunko quali? Il problema è leggerli. Quelli piccolini. Sì, cioè nel senso, ce n'è, penso in Italia, 6 dei volumi Bunko che li fece la Planet, e sono accorti che non era aria. Ma dipende anche dall'opera che vai a pubblicare in quel formato. Cioè quello che io stavo sfogliando non era terribile, era leggibilissimo. Tipo Mio Obana l'ho sfogliato e non mi sembra... Ah, sì, non mi sembra terribile. Cioè, è leggibile. Io è leggibile, posso... però dipende sempre uno quanti decimi ha. Vabbè, esatto. Quello sì. Ma lo dico io che ho gli occhiali che si ritolgono per una sega, quindi... Sì, ma penso fra tutti, qui, bene o male. Yawara era Yawara. Esatto, sì. Ma era anche abbastanza trasparente con le pagine, cioè, no. Già è difficile vederlo per quanto è piccolo, più pagine trasparenti. Infatti è l'unica opera di Urasawa che non ho finito, Yayawara, perché non riesco proprio. Ma sai che mi interessa molto più Happy? Vabbè, Happy sì, Happy c'era Perfect, ovviamente esaurita, però c'era almeno. No, ma proprio a livello di storia mi interessa di più fra i manga di Urasawa. Sì, Happy è molto bello, Happy è molto molto figo, sì. Va bene, vi facciamo un po' di inframezzo ovviamente, culturale, tra una domanda e l'altra. Prossima domanda per Nico, ce l'abbiamo? Intanto allora sì, ce l'abbiamo. Continuate pure a mandarle, ragazzi, le domande a il master, punto esclamativo. Stone Duck. Mm-hmm. In cosa consiste il rito nel manga La stirpe della sirena? Oddio, io l'ho letto, ma era tipo il 2014. Allora, io mi ricordo che c'entrava un qualcosa con l'uovo della sirena. E dovevano... andare, che cazzo ci dovevano fare con quest'uovo? Si doveva schiudere e quindi c'era sto rito che ogni tot anni prima o poi doveva schiudergli sto cazzo di uovo che avrebbe dovuto portargli fertilità. E quindi adesso di preciso proprio, ma l'hai letto nella prima edizione, quindi non è quella che è uscita ora. C'ho la primissima edizione trovato a caso in una fumetteria, conservo gelosamente, penso sia tipo il manga più vecchio che ho, del 2000. Beh, bello anche dall'altra, beh, Satoshi Kon è sempre una garanzia. Bello. Che le... no, io ho letto il commento del villano, madonna mia. ma il villano è il villano. Anche perché comunque è un uovo abbastanza, da quello che mi ricordo, bello grosso, bello imponente. Quindi... non è un ovetto normale. Ovetto sì, finale. Sì, è... tipo l'ovi di Godzilla, queste cose qua. Sì, cioè il rito consisteva nel radunarsi tutti quanti vicino a st'uovo e aspettare che si schiudesse per portargli fertilità. Poi in modo preciso come, non me lo ricordo. Vabbè, ora vediamo la risposta, insomma, se è simile.
Se è quella. Diciamo che più o meno è così, ci sono delle sfumature, insomma. E lo scambio di un uovo di sirena ogni 60 anni protetto da un sacerdote shintoista. Ah, sì, è vero, sì, lo Ok. tenevano protetto dal sacerdote. Boh, non lo so, cioè, non è vero. Era difficile, era abbastanza difficile Eh sì, effettivamente. Però zero, zero. ti dico che preferisco questa domanda rispetto al nome di un qualsiasi protagonista. No, Ma c'aveva senso, poi io c'aveva pure ho la senso. memoria del pesce rosso, quindi che capisco che è colpa mia, cioè, Guarda, io l'ho quando l'ho riletto. pure letto, Ma anch'io l'ho ho letto, ma non solo sofferto. l'ho letto ai tempi, l'ho anche riletto nella nuova edizione, però Ero letto quasi quando è uscito di appunto in nuova preciso così edizione. non l'avrei detto, Ti no. Dello ricordavo? scambio non me lo ricordavo, cioè, mi ricordavo anch'io che c'entrava l'uovo ogni tot Sì, anni, sì, però lo sì. scambio no. No, mi pareva che si Assolutamente. potesse schiudere. E poi alla fine gli si schiude. Vabbè, spoiler. Lasciamo Per perdere. Vabbè. ora siamo 1-0, Sam, ma abbiamo appena iniziato, quindi abbiamo fatto due domande per Nico e una io. E quindi se vuoi mandarla, anzi Sam, assolutamente, mandagli la domanda al master con la risposta, mandatela a tutti. Facciamo questa e poi facciamo qualche tavola. Sì. Mentre arriva la Vai, vai, sulle domanda di tavole so. Stefano Me la Roghi, sento quindi per calda. te, Kirio. Quelle di Stefano le odio, Madonna. Volete altre Quando è domande? iniziato e quando è finita In la che anno è cominciato? Ed è sedimentazione? tuttora in corso il manga di Digimon Man. Siamo bravi tutti, coccoso, con A anime leggere geek, Wikipedia capisci? siamo bravi. Ma poi io non ho ancora capito una cosa delle domande di Io vi dirò che Stefano, lo so. no? Ah sì? Forse. Io non ho Sì, capito è però che cosa vuol intimidazioni, trash dire. talking. Dai, che facile, non puoi non saperlo. Cazzo, Digimon, lettura fondamentale. Sì, ma l'anno non lo so neanche del mio manga preferito, cioè. Ricordate quello di nascita, te l'ha dovuto mettere sul nick. Esatto. Capito? Ma anche Stefano, tra l'altro, anche il Sì. master. Anche il Tra master, l'altro, tutti Aspira ha e contribuito anche con le tavole, quindi due. tutti e due. Ah, ok, vabbè, quello già è meglio. Però io non ho ancora capito che cazzo vuol dire, no? In che anno è incominciato ed è tuttora in corso? Cosa vuol dire? Vabbè, Cosa se è c'entra tuttora con. in corso, proprio leviamo, io ho copiato e incollato, ma in che anno è incominciato Esatto. di È tuttora in Rayman? corso il manga dell'autore, bla bla bla, si è realizzato sulla rivista Tot di... Sembra iniziato nell'anteguerra. Più che altro perché è molto lento. Ma allora io chiedo il suggerimento del master, vediamo se riesce a darmi un suggerimento. È iniziato dopo il 2000. Ah, ok. Già Però potrei averci ragione. avrei detto 99-2000, quindi dopo il 2000 facciamo. L'hai letto veramente in scan, Stefano, però. Bravo, complimenti. No, Stefano, da te non me lo sarei mai aspettato questo, eh. Allora, non vorrei che chiamiamo gli amici di Planet qui e si incazzano poi, eh? Vabbè, lasciamo stare. Allora, dopo il 2000, 2007. Non è? Quasi 2004. Avrei detto 2003. Ecco. Cioè, era Quasi. una su 10, tanto 2011 poteva essere. No, beh, tanto allora sulle date o la sai, non l'ho letto in Chan. Ok, Letto Stefano, in va Cuneo. bene. Non, o la sai o c'hai una possibilità su un Sì. milione. Ciao, bravo Giovanno, grazie mille dell'abbonamento, benvenuto, bentornato, caro. Per l'anno prossimo bisognerà mitigare su queste domande, tipo che cazzo ne Sì. so, se sbaglio entro 5 anni mi dai mezzo punto. Sì, beh, si potrebbe fare Esa così. esatto, si potrebbe pensare a qualcosa del genere perché alla fine Un sì. range, insomma. Sì. Finiscono le sfide 2, un terzo a 1,75, cose così. Come aveva No, si fatto fa con i sempre diari spareggio. Anytime, sì, che mettevano di un quarto di punto, mezzo punto, vabbè. Allora, abbiamo qualche tavolina quindi. Allora, sì, fammi condividere lo Tra schermo. cui quella mandata da Stefano anche. Adesso non mi ricordo a chi è indirizzata quella ormai perché... Vediamo, Aspetta. capiamo. Ok, questa Allora, quindi quindi per questa è Nico. per Nico. Ok. Ok, orca troia. Però
No, un attimo, non capivo se ero vivo e non mettevo a fuoco. Allora, ci vuole che un secondo però me la zoomi, che già vedo mezzo pollice e un quarto, quindi... Sì, vai, comincia da sopra. Mamma mia, che cazzo. Allora, quello è il titolo della serie. Ah, io ce l'ho un qualcosa in mente, effettivamente. Mi raccomando, zitti in chat, eh. Qui va detto il titolo, quindi non si può. A me sta roba con tutto quanto sto bianco mi ricorda quella... Come cazzo si chiama? Tipo Pandora Hearts, però non penso che Pandora Hearts già abbia il Ah. titolo in quel modo. Io ci ho messo una cosa, ma poi magari è tutt'altro O completamente. potrebbe essere tipo Happiness di Oshimi. Mi ritorni indietro per favore, me la fai vedere totale? Sì? Grazie molte, regia. Prego, prego. Efficientissimo, efficientissimo il mouse. Efficientissimo. Bobo. Questa cosa che abbiamo messo delle tavole è figa, ma è anche bella È difficile. hard. Piccolo aiuto, il titolo è Sì, qui. quello l'avevo capito. Ah, Visto ok. così, a me mi sembra tipo Io un pensavo fosse un coso, tatuaggio. tipo Final Fantasy, ma non può essere la copertina di Final Fantasy. Sto così somiglia un po'. Allora, se hai capito quello, c'è un altro piccolo indizio. L'editore, diciamo È Star l'editore, Comics. è Star Comics, sì. Eh sì, si vede là sotto. Ah, allora non è il titolo che avevo in mente io. Ok. Per me avevo Pandora Hearts uno shoujo del cazzo, però siccome non mi viene in mente, te dirò Pandora Hearts. Io avrei detto Aia. Real, quindi proprio zero. Elevius Est, volume Ah, 5. vabbè, guarda quanto è articolata. Cioè, figurate, a me quella cosa là, viola dietro, quel quadrato dietro a lei, mi sembrava tipo la testa di una protagonista femminile, tipo la Rei Ayanami. Ah sì, Cioè, effettivamente, più sì, più palese. azzurrino. Bella questa copertina, tra Sì. l'altro. Troia. No, vabbè, comunque l'altra volta quando c'era Kafkania lei aveva detto che gli sembravano dinosauri e poi erano delle ragazze, quindi è difficile, eh? È molto Sì. difficile. Vediamo Anche se è perché non è che difficile l'hai anche per blurrate me. poco, cioè proprio Esatto! Lo sarà so. 30% su Photoshop. 30-40. Alle volte se Ancora. si vede ancora meno il titolo 50. Oh, comunque c'è Vabbè. Ala che si sente molto ferita dall'uscita sugli shoujo di Nico, eh? Vabbè, Che ha detto cioè nel senso qualche si shoujo fa di per dire. merda, eh? Va bene, va bene. Sai cosa si potrebbe fare anche Master per la prossima Sì. stagione? Tipo, qualche tavola si potrebbe mettere. Tipo, non so se ti ricordi i vecchi quiz, anche televisivi, con dei quadratini blurrati e altri visibili. Chiaramente Ah, non, ok, su, sì. non visibile sul titolo, però Ah, dei certo. quadratini tipo sul piede di lei, In alcuni in pezzettini, alcuni magari pezzettini. lasciarlo pulito. Sì, magari non tutte, però farne Va anche un paio in quel modo sarebbe carino. Ci sta, ci sta. Bene, bene, va bene. vediamo quella che sbaglierò io. Oh. Madonna, è della Flashbook. Giusto? Sì. Dammi un indizio perché mi sta venendo un titolo, ma non è quello che mi è venuto. So che manga è, ma ora il titolo, cazzo. Dai, vediamo se c'è un indizino. Guarda, ti dico, non lo conosco, cioè Ok. me l'hanno passato. So che della Flashbook dovrebbe essere uno shoujo, ma non di altro non saprei dire. Vediamo la chat. Sì, vediamo la chat se c'è qualche suggerimento buono, perché a me, cioè, no, A me lo so che qualcuno suggerisce. manga è, Davide, cioè, so che manga è, l'ho visto mille Anzi, ricordi il volte, titolo? non mi ricordo il titolo, o meglio, mi viene un titolo, ma mi sa che è di un altro autore il titolo che mi viene a me. Perché sì, un conto è ricordarsi qual è visivamente, un conto è ricordarsi il titolo. Ah, io questo manco volendo potrei darti un aiuto perché veramente Non ti viene proprio, non l'hai mai visto neanche io in non penso di fumetteria. averlo mai visto in giro. Ah, perché a me mi veniva Creature Arcane, ma non è quello, quello è dell'autore di Samidare, Creature Arcane.
No, non è Dragon Ball, sicuramente Riccardo Panetta. Hanno dei capelli rossi. No, neanche Shirayuki, no, no. Anche se hai i capelli rossi, non No, è non è Rayard, Stefano. Red Dead 18. No, Machi, quello mi sa che è un'altra cosa. Vabbè, non mi viene il titolo, come cazzo. Vabbè, dico Creature Arcane, anche se so che non è quello. Non mi viene. Non mi viene. Dawn of the Arcana. Dove, vedi, c'era Arcana qualcosa. Porca mannaggia. Arcan, Dawn of the Arcan, Arcanum, Arcana. Ok. Arcane. Va bene. Va bene, va Mai bene. visto. Sì, io l'ho visto, mi ricordavo che c'era qualcosa Complimenti a del Facebook per genere. l'adattamento grafico perché è Sì. terrificante. Va bene. Chi te l'aveva mandata questa? Mashi, sicuramente. Questa no, me l'ha mandata lo spalliere. Ah, ok. C'abbiamo qualche domanda o si va avanti con un paio, si fanno un altro paio Possiamo di... fare magari le ultime due, Dai. poi cioè le ultime due, le altre due, e poi si passa alle domande. Dai. Di due in due. Oh, porca troia, questo. Dai. No. Questo è facile, raga, l'ho visto mille volte. Ma guarda, facile non direi, secondo me non è proprio facile. Buoni in chat, mi raccomando. Anch'io credo di sapere che volume è, però ora non è così E allora, è mainstream una per di quelle niente. robe esauritissime. Questa te la manda al villano 100-100. Questa l'ho scelta io. Ah, Ah, questa è scelta tua. o lui o il villano sono quando ci sono quei volumi che hanno venduto 6 copie. Sono C'entra qualcosa con gli spiriti. casa editrice Free Books Free Seishi. Sì, qua non avevo dubbi che la casa editrice fosse fallita. Porca troia. No, Posso quello zoomare, Doncic, comunque. assolutamente. È un'opera Non lo so, c'entra molto di qualcosa con nicchia gli questa. spiriti, secondo me, nel titolo. Pensaci, pensaci. Vediamo un po' che dicono qua in chat. Lo spirito della foresta. No, Blue Qualcosa. Wire, le dico sempre di stare buoni in chat, mica solo quando tocca agli altri. No, ma che occhi di gatto, Chuck? È proprio un manga molto, molto di nicchia. Fidati che lo Quattro parole. conoscerete in due, forse. No, io seriamente l'ho vista la cover, ma fa tempo a ricordare come si chiama. Però secondo me hai ragione che c'entra gli spiriti, qualcosa di... Spiriti e foresta non c'entra niente. Una delle due, secondo me, c'era. Lo spirito del lago. Cioè. Sì, Villain, si può suggerire, però ovviamente non dicendo il titolo, traducendolo, facendo cose. È un titolo da film horror. Infatti, sì. Mi Sì. ricordavo anch'io qualcosa del genere. Titolo film Palese horror. adattamento manga del delitto di Blue Gay. Che cazzo è? Non lo conosco. Titolo da film horror. Non aprite quella porta. Però con gli spiriti, non aprite a quello spirito, una cosa del genere. È una parola, dici, eh? Ma l'hai letto? Cioè, No, una hai parola non è presente che guarda quanto è volume è lungo. comunque? Una parola non è, guarda quanto è lungo. Infatti. 1, 2, 3, 4. Eh sì, tanto è quella rossa. Dai, allora, tipo. Oh, senti, lo spirito della foresta. Va bene, allora. Poi è tutto blu, non si sa perché è Magari. foresta, al massimo lago, però vabbè. Vai, vai. La casa degli La orrori. casa degli Orrori. orrori. Il più classico dei titoli. Non Ma un po' aprite quella sotto l'ombrello sorca, non era hotel. horror, Lollo, era un'altra categoria. Va bene. Master, te l'hai letto quindi. Ah. Sì, io l'ho letto. L'ho letto Com'è? perché conoscevo l'autore da Kickader Code 02. Ok. È carino, cioè, per carità, è un orrorino un po' del cazzo. Però era interessante un capitolo che era totalmente da tradurre. Come? Scusa. C'era praticamente alla fine del capitolo, tu lo leggevi, non capivi un cazzo, e alla fine del capitolo c'era una roba che dovevi poi costruirti te per ritradurre le robe nei balloon. Ah, Era bellino. che figata.
E questo era difficilotto. Io mi ricordavo la copertina, però non ci sarei mai arrivato probabilmente. Anche se non raggiunge probabilmente il livello di difficoltà di un paio di tavole che mi mandò a me il master nelle scorse puntate, che erano veramente tipo manoscritti, visti solo dall'autore, forse. Vabbè. Comunque veramente da casa è più facile, eh. Poi quando arrivi qui è dura sarà la pressione. Vedi? Quindi tutti quelli che scrivono in chat facile, facile, la so, facile, 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 insomma. Va bene, va bene. Poi magari Dai, faremo una qualche vediamo. puntata speciale con gli abbonati, si potrebbe fare. Va Sì, bene. effettivamente. Vediamo il mio. E Vediamo l'ultima, sì? Mi cioè l'ultima, vediamo quella per Kirio. raccomando, mandate anche le domande al master. Allora, qui sono due ragazze o una ragazza e una bambina, mi sembrano. Una ragazza in dinosauro. Oppure. bravo Giovanno. Dario, se vorrà venire, ha voglia. Sì, quella sulla sinistra è una ragazza, palesemente. Dai. Cioè, palesemente, poi magari è tutt'altro, quindi. Suggerimentino, master? Pubblicato da J Poppe. Ok. E le poppe ci stanno bene bene qua dentro. Apposta, quello che Ok, pensavo io già non è. J-pop con le poppe. Che poi se te va a prendere un volume in mezzo a una serie a caso, proprio magari il numero uno Mica prendo il anche, il numero uno, numero facile così. 7 della serie in Chiaro. 24 uscita nel 2006. Sì, perché i numeri uno sono quelli che si ricordano più facilmente in Sì. generale, ma. Allora, J-pop con le poppe. Sarà un ecchi questo. Dai, date qualche suggerimento su Ammonia Cloud. Dai, hai detto che è quasi fattibile. Two girls, one manga. Quindi, Magari no, però. Magari. è una roba di Shintaro Kago, sarebbe quella lì. Cago e basta. Perché, cioè, poi è tutt'altro rispetto a quello che. Sembrano due a letto di tipo distese, però poi magari è tutt'altro, tutt'altro. Vabbè, io dico una cosa che mi è venuta in mente, ma sono sicuro che non sia quello. Space Ops Asuka era una cosa del genere. No, è Sekirei. Ah. Cazzo, vedi? Volume Poi 16 te l'ha. Ti ho detto sì. io che era il volume 7, Sekirei. Le poppe c'entrano effettivamente. No, non l'ho mai letto, però. Non l'ho mai. Che cos'è? Una roba Erano gli di degli spetti. Questo combattimento è erotico, cos'è? Sì. vecchio. È Sì, un era. era una sorta di Battle Royale dove i tizi avevano le loro Sekirei e dovevano combattere con altri. Ok. No, non l'ho mai letto, ragazzi. Quindi rimaniamo sull'1-0 per ora. I messaggi al master in privato. Master, Twitch in ecco, magari privato. metti un messaggino così ti vedono. In Sì, chat arrivo. se riesci. Aspetta, qui intanto facciamo così. Mandategli pure in privato, così insieme alla risposta, ovviamente. Ma adesso qualche domanda ce l'hai comunque, sì. Ok, Sì, domande ce le ho. ok, ok, ok. Fammi segnare Bene, la disco. adesso vediamo se c'è una domanda super difficile, cazzo, per il resto è manga, dai. Adesso già me lo immagino, guarda, quando è nato l'autore morto suicida? Quante No, quasi, no, opere quasi. all'attivo? Allora, qual è l'opera che fece avvicinare Oda da bambino al mondo della pirateria? Attenzione. Te, Kiro, la sai questa? Ma in Perché realtà l'ho probabilmente la letta nuova isola del pochissimi giorni tesoro. fa. Sì. Però. No, ho letto pochissimi giorni fa questa cosa perché c'è nel. Tipo nel. Come cazzo si dice? Nei Dimmi, frontespizi dei volumi ci sono le dimmi. curiosità che gli Pensa. chiedono i lettori. E c'era scritta qualcosa del genere. Nelle SBS, esatto. Quindi la nuova Isola del Tesoro, dici? No, allora aspetta, nel senso. Allora.
Oda comunque è nato intorno agli anni 70, no? Quindi ci sta a pensare che possa essere una cosa che ha visto da piccolo, quindi tipo intorno agli anni 80, fine Sì. 70. Sì. Sì, E forse la quindi nuova isola che del tesoro è troppo in là per lui. cazzo. Troppo vecchio, sì, decisamente. Però a me sinceramente fumetti sui pirati prima di One Piece, ma Un anche piccolo film, paradossalmente. suggerimento. Vai. Diciamo che non tratta proprio di pirati, almeno dal titolo non tratta proprio di pirati. Non tratta di pirati, che c'è di simile a un pirata? Ibo Suzoku. Che cazzo ne so. È stata rieditata e ristampata in quegli anni, la nuova isola del tesoro. Sì, è vero, Stone Duck, effettivamente sì. Esatto, sì, comunque è vero. La seconda edizione rivista da Tezuka è degli anni 80. Però l'isola, no, l'isola del tesoro, che tra l'altro ce l'ho, ma non l'ho ancora letto, mi pare che tanto parla più o meno di pirati, no? Sì. Ora, Xedin, che mi ha inviato appunto la domanda, dice: non è un fumetto, dovrebbe essere un programma televisivo. Sì, esatto. Dio bano. A Monkey Island, tra l'altro, Davide, è un videogioco, non Sì. è un Un fumetto. Sì, mi ricordavo che era un programma televisivo, effettivamente. programma televisivo. Che ha a che fare con i pirati, mi sembra. Raga, non lo so, cioè, boh, Gundam Wing. Allora, Capitanarlo, era che qualcosa cazzo ne su, so. sui vichinghi, mi sembra. La risposta è Viki il vichingo. Ah, Cazzo ne E non so, conoscevo assolutamente. sì. Ma che roba è? C'è un Boh. programma TV o un anime? No, Ma lo penso guardo sia io, perché? tipo. Penso sia un cartone animato, non so se è un cartone Viki, giapponese o Madonna che brutto. altro. Vabbè, cartone giapponese original senza manco il manga in quegli anni lì. Ma questa qua sembra tipo Pippi Calzelunghe con l'elmo da vichingo, praticamente. Ah, quindi c'è un live No, nel senso, il cartone animato, c'è action. la tizia, la Ok. bambina con i capelli rossi. Ok, Cazzo, l'avevo letta tipo 3 giorni fa e già il nome non me lo ricordavo comunque. ok. Ma ci hanno fatto pure il remake di sta roba. Beh, non è una cosa importante da ricordarsi per la vita di una persona, cioè diciamo che se No, non lo sai va no. bene uguale. Però per il manga quiz lo era, vedi? Eh certo, per il manga quiz è una cosa importante, sicuramente. Allora, vediamo quante ne abbiamo adesso. L'ha fatta andare in fissa con i vichinghi. In fissa con i vichinghi, esatto. E lui spiegava che per lui i vichinghi sono un po' come i precursori dei pirati. Effettivamente ci sta, perché andavano a fare razzie con le navi, come si vede anche in Vinland Saga. Quindi ci sta come cosa. Allora, la domanda per Kirio da Mario Ruggero 1927. L'autore del celeberrimo manga Kingdom Yasuisara in passato è stato assistente di un grande mangaka. Chi? Merda. Sai che forse l'avevo sentito, ma non me lo ricordo. Mi sa che anche io l'avevo sentito, ma non sono sicuro. Qui ci sta qualche bel suggerimentino, qualche bel suggerimentino. Costanza, ne dubito che sia il signor Pacciani. Nonostante Signor Pacciani. fosse anche un artista Pacciani, effettivamente, però. Poeta, È un gran poeta. ma anche disegnatore, anche pittore. Faceva quei disegni incredibili. Trovarono il blocco da disegno a casa sua. Autore di un grande Spokon. Allora, io ho in mente Takehiko Inoue. Mi sembrava di aver letto che lui fosse stato assistente di Takehiko Inoue. Beh, grande Spokon.
Ci starebbe. Sì, ma infatti volevo dirlo, però come stili non è che, vabbè, a parte non c'entra un cazzo, nel senso che lo stile non è che deve essere simile. A me sembra quello lì. A me sembra quello lì. Dai, dai, proviamo, dai. Takehiko Inoue. La risposta è esatta, signori Ma miei. vieni, ma vieni. Complimenti, che sarà Finiamo tosta. qua. Siamo 2-0 per adesso, quindi. Se non sbaglio, non ricordo male, lo dice anche in qualche, tipo Spoken nelle più brutto di sé. post-fazioni che ci sono alla fine dei volumi di Kingdom. Sì. Attenzione che Io vedrò domani Nico se. cerca di scappare, disattiva No, l'arma. guardavo la carica del cellulare che manco me la fa vedere un attimo che va abbandono. Ricquitto dal manga quiz. Bene, bene, bene. Comunque, domande più interessanti oggi mi sembra, eh? A parte quella di Stefano Rocchi. Ciao, Maravenir XX. Benvenuta, o benvenuto perché. Siamo arrivati al giro di boa, questa è la quinta? O Era no, non la quinta? esattamente Ah, la quinta. sì. Sì. Ah, Sì. quindi questa è la sesta, male male. Possiamo passare di nuovo magari alle tavole, copertine e Sì. poi ritornare Ma allora, Otaku uno stile di vita, le domande vanno mandate al master, se ne hai un'altra. Il manga è ispirato a una storia vera incentrata sulla pallavolo? Ok, Attack Number One. Ryu. Tucker Ovviamente. Ryu, come si chiama? Attack Number One è quello di Mimì, e poi Attacker You è quello di È quello Mileshi. delle cose, Sì, sì. sì, sì, sì. Allora, questa è per il master, giusto? Puttana. Il Per master il non resto, direi. no. Io lo Io la so. so. Beh, te la sai, master. Vabbè. Io credo di saperla, credo di saperla. Fa molto Ryu degli spiriti, Ryu degli spettri, però io voglio capire dove cazzo sta l'editore. Editore, se non si vede Editore bene qua, è morto. GP Manga. Esatto. Che è l'editore, scusa? GP, GP. vai. GP Manga. GP. Aia. Pubblicato precedentemente da Play Press. GP pubblicato precedentemente da Blue Pre. Dai, cazzo, questa. Mi raccomando, ragazzi, niente spoiler in chat, eh? Potete suggerire, ma non spoilerare la risposta. Questo è un manga che non ho mai, se è quello che dico io, non ho mai letto, però Questo è uno sono shonen di quasi. mazzate, sicuro. Io lo so che è uno shonen di L'ho mazzate. recuperato da poco tempo, in realtà, qualche mese. Ma io lo sapevo che dovevo guardarmi il tuo video collezione, cioè un tuo video acquisti dell'ultima settimana e ci avevo spoilerato tutto il manga quiz. Solo che non ci ho avuto voglia manco di fa quello. Fortunatamente non le sceglie tutte lui, se no, voi che siete amici sarebbe un problema poi. Catroi. Allora, un manga della CP edito. Davide, questo mi sembra per esempio una risposta troppo suggerente, quindi mi tocca Tranquillo, tanto non le vedo. sospenderti. Guardo la tavola, guardo la chat. È stata proprio Allora, ci una stanno villanata questa. 3-4 persone. Edito da GP Manga e edito prima da Play Press. No. Ma è tipo tratto da un videogioco. No, è originale. Però niente, niente. Composto da tre parti il titolo, ok? Ah, Che oddio, è però. qualcosa. No, Vampire Princess Miyu. No, anche Sai perché che? quello è Quello è Goen, Gon. credo, Proprio sì. da master. Quello è Gon. Otaku non me lo devi mandare qua, me lo devi mandare in privato la In domanda. privato, in privato. In privato con la risposta. Sì. Ora, vabbè, quella domanda che hai Zoomami un po' fatto in basso, cambiala, dove c'è sta perché. il A parte titolo, mi sembra ovvio prova Detective Conan, comunque. reverse blur. Mi zoomi master per favore lì sotto in basso, dove sta il titolo. Dio buono, che cazzo ne so.
Non me ne manco un titolo. Manga C-pop, cioè manga C-p, boh, 6666 Satan. È Mar? È J-pop, sì, Satan. Sì, è Mar, Mar c'è Awakens Romance di Nobuyuki Anzai. Mi veniva dal titolo grosso arancione così, l'avevo visto. Però mai letto, non so. Non... Io l'ho recuperato da poco, l'ho sempre visto tipo nei primi tempi che leggevo manga, quindi ho detto, vabbè, lo recupero, voglio capire. Com'è, carino? Per i feels. Avevo letto i primi due volumi da un mio amico al tempo che lo stava comprando, era bellino. Non è manco lunghissimo, no? Sembra, è tipo un isekai. Ok. Non penso che lo recupererò mai, però va bene, va Sono bene. 15 numeri, ma poi non lo fanno pagare neanche pochissimo, quindi Ah. insomma. C'è l'anime? Non so. Non so se c'è Sì, c'è l'anime. l'anime. Ah. Sì. Bene. Beh, la prossima è Next. questa. J-pop, giusto? Sai che non me lo ricordo se era J-pop questo? No, forse no. No? Star No. Comics? Forse Legge... Star, sì. Ok. Credo che Nicola abbia capito qual è. C'ho delle reminiscenze, ma Dio buono, sembra tutto uguale queste copertine. È quella specie di poliziesco. Boh, dammi qualche suggerimento, Master. Un suggerimento. Un Non l'ho letto suggerimento neanche buono. questo. Fammi pensare. Facile, Blue Iron. Facile, oramai facile è la parola più gettonata. Esatto. Beh. No, perché a me mi era venuto in mente Death Sweeper, Sono però. tre volumi. Tre volumi, mi pare, sì. Ma questo ce l'avrò pure, sicuro. Sì, ce l'hai. L'hai letto, io ne sono Davvero? sicuro. Sì. C'ho un'idea di che cazzo sia. Madonna mia. Questo mi pare che tu l'abbia letto. O era un altro? Dai, non Boh, lo vabbè. so. Ma Ho veramente, visto cioè. Pensiero, ma allora quello a sinistra è il titolo, immagino, però c'è un video di mangaka con sta robaccia. Oddio! Forse l'hai capito cos'è. Sì, ora sì. A me sembrava Death Sweeper, però quello mi sembra che No, ma non ce l'ho. è della J-Pop. La versione brutta di Death Note. Ce ne sono tante versioni brutte di Death Dai, la versione brutta è quella. Note. Cazzo. Madonna, questo quando lo vedo... Io comunque non l'ho letto, sto fregno, no? Non ce l'ho neanche, ecco perché. La versione brutta di Death Note. Boh, Mirai Nikki mi viene in mente come versione brutta di Death Note, ma non era sicuramente tre volumi, ragazzi. Porca troia, non mi viene assolutamente. Personaggi copiati. Compare nel video in cui Dario e Volpe distruggono Luca sui manga. Lo so, a ricordarselo. A ricordarselo. Ragazzi, sta pure in vantaggio, Dio buono, basta di... Basta. Sì, ma Devo tanto c'è. Ma... No, salvare la dignità. non mi ricordo. Forse Nicolo lo sa? Dillo È pure tipo se Lost vuoi. in Brain. Ah, ecco, vedi? Sì. Allora, aspetta che non mi fa andare avanti se non Lost plus Brain, sì. E Sì, che c'ha le tu l'avevi copertine, una tipo è letto. blu, una è gialla e quell'altra è rossa. È brutture Rosso, come sì. fa. Mamma mia, che Madonna mia. mondo. No, io non l'ho letto. Credo di aver fatto bene, tra l'altro. Sì, era la versione brutta di dentro. Però ci poteva arrivare, effettivamente, che il titolo, cioè la copertina e il titolo l'avevo visto. Insomma. Va bene, va bene. Si va avanti con Ah, fammi vedere se qualche... abbiamo ancora. Sì, voglio vedere un attimo se ho finito le copertine oppure.
Sì, adesso ci sono poi le tavole, quindi direi di partire con le domande e poi le ultime quattro tavole. Dai, dai, perfetto, perfetto. Tanto tengo stretto il mio risultato per ora. Vediamo che se facciamo il rimontone, punto tutto sulle tavole. Okay, siamo 3, 4, 5, 6, credo. Questa sì. È la settima per Nico. Sì, allora ci sono altre due domande, quindi dobbiamo fare. Yes. E non so 0, se poi fa... Sì. Cioè, una e una e poi facciamo le ultime due tavole. Quelle... Mm-hmm. Non le copertine, cioè proprio le tavole. Sì, 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 per me va bene, assolutamente. Tanto mi diverto anche di più a fare quelle. Sì, almeno quelle lì effettivamente capisci qualcosa, poi intui un po' di più piuttosto che... Memoria visiva. Allora, fammi vedere perché qua le dovrò prendere in ordine. Ok, prendo prima questa allora. Sì, Stefano, sempre 2-0, che fai? Ti distrai? Oggi Ghirio è un grande pensiero sport. Ribelle. Come? In Monster, come si chiama l'orfanotrofio in cui è stato allevato Johan Liber? In grande spolvero. Oddio, che palle. Ma, è sempre quello di Monster. Sì, c'è anche la settimana scorsa c'era una domanda su... Raga, io ho capito che voi adesso siete contenti che state a recuperare Monster, la panina ristampata. Io l'ho letto. No, si è bloccato. No, attenzione, attenzione. È una tattica, secondo me è una tattica. Vediamo. Prova a uscire e rientrare, Nico, magari. Che ti sei bloccato, se ci stai sentendo. Sì, sì, adesso sono tornato, effettivamente. Okay. È stato... Te l'ho detto che rage quittavo dal Magia Quiz. C'era... No, anche la settimana scorsa c'era una domanda su Monster. Come sì. Si chiamava il libro? Il libro. Che anche lì, effettivamente... Cioè, che anche lì poi va a tempo a ricordare il nome. Poi lo sai quello che è, quello che succede, però... No. Palesemente è andato a prendere il volume, dicono. Ma quali volumi? Quali volumi? Xedin dice, è strafacile. È strafacile. È facilissimo, ragazzi. Che poi avrà un nome tipo tedesco, polacco, cos'è? Sì. Guarda, cioè, non me lo ricordo talmente tanto che per memoria te volevo dire quello di The Promised Neverland. Adesso non mi ricordo manco quello. Ah, Gracefield qualcosa. Gracefield House. Che disastro. È un nome tedesco, esatto. Sì, quello immaginavo. Orfanotrofio. Ma voi ve lo ricordate? Cioè, per dire, sono solamente io che non... Sono solo io che non mi ricordo queste cose? È normale, allora. Ma non me lo ricorderei neanche se l'avessi letto 10 giorni fa, probabilmente, eh? No, diavolo, stai buono, cazzo. Cosa scrivi? Non lo so, cioè... Anternupanzi. Una parola tedesco e un numero, sì. Anternupanzi in 12. Sì, chiaro che è un capolavoro Pensiero ribelle, ma non è facile comunque. Ma infatti l'abbiamo letto tutti, penso. Però la risposta è 511 Kinderheim. No, io non l'ho letto. Vabbè, piano piano. Cazzo, Master, ma leggi le opere delle case editrici fallite dopo giorno? Mi rifiuto proprio. Va bene, va bene. Un giorno lo leggerò. Ce l'ho in casa, ce l'ha comprato mio fratello, quindi. Quello era un bel suggerimento che è arrivato dopo la risposta, però, di Gargarozzo. Assomiglia vagamente a un famoso marchio di cioccolato. Sì, ti avrei detto l'Ind 16, cioè, poi capisci che era tipo... Esatto. Va bene. Vabbè. Allora, 3, quindi 6, domanda 7, per Kirio. Ok. Allora, abbiamo quindi questa domanda per Kirio e... Un'altra per Nico e per Kirio e poi passiamo alle tavole. Ok. Comunque io sono 2-0, quindi Nico teoricamente ha anche la possibilità di vincere ancora, non solo di pareggiare. Teoricamente. Come Master non ho parole. Vabbè, regà. Ognuno ha le sue... Ma ho fatto una testa tanta così con Monster. Allora, comunque la domanda è, in Tokyo Alien Bros. Di Keigo Shinzo, qual è il nome umano dei due fratelli protagonisti? Ma che cazzo me lo ricordo? Ma secondo te? Ma mi ricordi il nome?
non mi ricordo né quello umano né quello alieno, sinceramente. Che cazzo c'ho qui? Massimiliano e Giorgio. Ma anche perché credo che Veramente, cioè. poi credo che quello alieno poi era scritto con dei caratteri strani. Addirittura. Io ricordo solo il pissing. Ah, c'è del pissing in quel manga, non mi ricordo Sì, è tipo neanche le quello. prime tre tavole. No, Sì. vabbè, vabbè. Non me lo ricordavo, è strano che io non mi ricordi il pissing. No, i nomi, ragazzi. Franco e Ciccio. Cazzo, se lo ricorda, dai. Vabbè, no, ma i nomi Vabbè, sono anche giapponesi sono. articolati, eh. Sono Franco San e Ciccio Furunosuke Senpai. e Natsuro. No, Natsutaro. Cioè, Sudato. Terribili. vabbè. No, vabbè. Le vieteremo. Prossima stagione vietate le domande sui nomi. Assolutamente. Assolutamente. No, poi sono domande che non sono neanche. Che non ti stimolano neanche alla fine, cioè il Cioè, nome. o la sai o non O la la sai, sai o e non la se la sai sai. potresti non ricordartela, cioè, quindi proprio. Cioè, capito? Poi sono nomi giapponesi, comunque magari ti sbagli anche a dirlo. Ma alla fine, vabbè, vabbè. Va bene, va bene. Un'altra domanda o si va di Sì, abbiamo le tavolozze? ultime due domande, quindi per te e per Nico, e poi passiamo alle tavole. Bene, bene. Secondo me sulle tavole ci scanniamo per bene. Peccato solo Una quattro, domanda invece. da Mansei. Toshiko Tomura, protagonista della cronaca degli insetti umani di Tezuka, raggiunse il successo rubando le abilità di tre professionisti di tre settori diversi. Quali erano? Uno era uno scrittore, uno era un musicista. Dai, questa voglio che la indovini, cazzo. Anche questo io l'ho letto prima di Monster, probabilmente. Uno scrittore, un musicista e uno era un imprenditore, tipo. Per me, se cioè, l'imprenditore potrebbe andare bene se è quello. Sì, cioè, tipo, mi pare uno era uno scrittore, un altro un musicista, questi due sono. Cioè, lo scrittore sicuro. Quindi, Uno un scrittore, imprenditore musicista e pure, mo non imprenditore. posso sapere di che. Sì, dai. Ci tiene sulle spine il master. Sto pensando perché comunque. No, comunque la risposta è designer, scrittrice, attore di teatro, però. Attore di teatro slash direttore della compagnia teatrale. Ah, beh, io ho detto musicista, GG. Eh sì. No, attore. Sì. Peccato, se no gli altri due più o meno c'erano. Va bene, però insomma questa quasi, quasi. Sì, mi ricordavo che un paio erano artistici e uno era uno che aveva fatto i soldi grossi per bene. Se ti chiedevano quante dita dei piedi ha quella in copertina della cronaca degli insetti umani. Ne ha sei. Hai visto? Esatto, ha sei dita, Mamma. quindi si poteva, quella Ah, si questa mi sapeva. piace. Questa vediamo se Kiro la sa. Madonna, che bello. Vediamo, se piace al master sarà una domanda bastardissima, sono sicuro, È un vediamo. po' bastarda, dai. Però ci si può arrivare. Ok. Come si chiama lo stile di combattimento di Alita? Lo stile di combattimento di Alita. Io mi ricordo che lei faceva il motorball, ma non credo che sia lo stile di combattimento. Vabbè, io Alita, ragazzi, l'ho letto che probabilmente avevo 15 anni, credo. E non l'ho Chi gli riletto. dà quel suggerimento lì è da scannare Non l'hai per riletto nella combattere. nuova edizione che era uscita a 9 numeri? No, ce l'ho. Ce l'ho la nuova edizione, ma non ho avuto ancora il tempo di leggerlo. Sì, lo so che è uno sport, pensiero, pensavo che fosse collegato allo stile di combattimento. Pensa all'edizione Panzer, nuova che ti Panzer. diamo. Dio. Poi. Dio voglia, gliel'ha Panzer, detto! sono due Due parole? cose. Due parole. Panzer potrebbe essere. Panzer, tipo Panzer Box Panzer. Sicuramente non sarà Panzer Edition. Ti immagini? Panzerotto? No, non credo. Scacca Brozzi. Barozzi.
Panzer Punch, Panzer Kick, Panzer Maga. La risposta è Panzerkanst. Panzerkanst. Anche qua queste cose mezze tedesche. Vabbè, ci sta, ci E sta. bisognerà studiare il tedesco, che dite? Scheiße, scheiße. Scheiße. Mi sono venuti in mente Marlene, infatti, Marlene Kunz. Vabbè. E Panzerkunst. quindi 3, 6, 7, 8. Rimangono le ultime due. Possibilità di pareggio Abbiamo per me. le Male tavole, che alcune vada, domande me vado le fatto. riservo per la prossima volta. Sì, Bene sì. che bene. Eccolo qui. Ok, allora. La so, Lost Pure Brain. Questa per Nico. Ah, Oh Madonna. io la so Allora, questa. devono essere editi. Sì. Sì, sono Questa è. tutti editi. Fa zoom, ma me va, ma questo sono abbastanza sicuro che è tipo Detroit Metal City. Aspetta che. Mi raccomando, ragazzi, suggerite se volete in chat, ma non spoilerate. Quindi entro i limiti del suggerimento, senza spoilerare la risposta. Mi sembra molto effettivamente. Può essere Detroit Metal City, secondo me. Io ho Diavolo, se capito che dicono un fa un manga punto è. record. Ho capito che manga è, ma cazzo mi sta sfuggendo Allora, è il della titolo. Goen. È della Goen, certo. Detroit Metal City non era Posso Goen. anche dire, posso fare anche un altro piccolo suggerimento, ma cioè, ci sono diverse opere pubblicate in Italia e l'autore è stato assistente di Miura. L'autore è stato assistente di Miura. Adesso che mi hai detto tanta sta cosa, ma dai, Detroit Metal City, no? No. Figa, sarà Frisia, sta roba qui di dai, Coso Matsumoto. Ci sta pure Allora. l'edizione Dea? In che senso diavolo? Che vuol dire l'edizione Dea? Dai, sì, secondo me è Frisia. Ah, Planeta dello Stile. Holyland. No, e Holyland. Orleans, sì, esattamente. Cazzo, l'autore è quello. E Sì, vabbè. Koji Mori. Kojimori. Ah no, allora nemmeno quello l'autore, pensa un po'. Sì, questo me lo ricordavo. Quello sotto nella vignetta a sinistra è il protagonista, mi sembra. Questo Questo? qui, sì, mi sembra, sì. Lo devo ancora recuperare. Cioè, l'ho letto all'inizio, ma poi l'avevo abbandonato come tutta la Io roba non ho letto Goen. ancora niente di Koji Mori. Pensavo magari a Suicide Island. È figo. C'era anche quello della Planet, figo. Che però forse andava un po' a rilento. Quello che lui. Cos'era? Destroyer Sì, Revolution? Destroyer Revolution. Sì. Ah, ma quello ancora esiste, cioè, tipo droppato. Che sfiga. Infatti sì, mi sa di sì. Mi sa che è tipo droppato, esattamente. Però era abbastanza Cavolo, quello figo. sembrava. Va bene, quindi rimane la possibilità del punto della Della bandiera. bandiera. Oddio, questo non lo so. Ok, Nodame cantabile. Cazzo, hanno indovinato subito. Sì, non è cantabile. Sì, lo stile dell'aninomia si riconosce. O era quello, o era Genius Family Company. Però, visto che c'era gente che suona. Vabbè. Bene, 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 sono contento. Andiamo sull'ultima. Vediamo le ultime due per sport, perché tanto ormai. Eh E beh, certo. questa è sportiva, se faccio zero record. Vabbè, questo è disco. Aspetta, pensaci meglio. Vabbè, allora che cosa l'abbiamo capito tutti? Sì, Che è palle, raga, ma decisamente ne ha fatte 15, è tutte caneco. uguali.
Che pure io non c'ero arrivato, me l'avevate il villano questo. Allora, che è Kaneko e Kaneko. Sì, 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 palese. Te l'ha mandata il villano. Mm. E se sì, non è Difco potrebbe essere Bambi. A meno che non è tipo un frontespizio, un'illustrazione a caso su un volume. Posso sapere che volume? Di sicuro è un'opera edita in Italia. Ah sì? Sì, sì, ma tanto probabilmente è tutto edito. Sì, 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 quasi, penso, tutto. Quasi tutto, sì. Sì, mancherà... E qui puoi andare per esclusione, alla fine... Allora, Disco non è... Questa è la ragazza non del villano. Non dovrebbe essere neanche coso, quello l'ultimo che è uscito per J-Pop. Non credo. Ti faccio un piccolo suggerimento. È di Star Comics. Vabbè, allora se non è Disco è Bambi. Però potrebbe anche capito che magari il villano è andato a prendermi una pagina a caso, un frontespizio di R, io che ne so. Ma sì, tanto zero per fa zero, andiamo su una roba complicata, te dico che è R. No, è comic. Ah! Ma ho detto che non l'avrei indovinata nessuno questa. No. Io c'ero arrivato sul trick dell'infamata, però... il villano, ovviamente. Vabbè. Effettivamente non me la ricordavo nelle opere più famose, quindi Bambi e altro no. Comic, ok. Che poi Comic è una raccolta di storie, cioè probabilmente mi è anche ispirato sì, a Difco. Sì. Cioè la protagonista è lei. Quindi so ha finito? Sì, 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 sì. Ce ne manca una, questa qui. No, diceva, ha finito Nico, che ci manca solo questa per me. Ah, sì. Ok, questa è la Yazawa, credo. Sì. È la Yazawa. Non credo che sia Gokinjo. Potrebbe essere Non sono un angelo. No, gli ultimi raggi di luna. Ah, ultimi raggi di luna. Ah, quindi sono, infatti sono i figli dei protagonisti di Gokin. Di, no, forse no. Va bene. L'ho sbagliata questa, Mashi, perdonami. Vale. Ho indovinato la 3-0. Commenti a caldo, Nico? Che figura, bello. Un fenomeno. No, ci siamo divertiti. Devo sostenere più il fumetto la prossima volta. Cioè, vedi? Te l'ho detto, erano pochi i pesi. Poi dovresti chiedere al migliore. Potevi chiedere se ti veniva a fare da coach. Da secondo. Coach. È nella storia del quiz, ha detto Diavolo. Forse... Non so, guarda, se è che... Essere i peggiori non è facile. Cioè, comunque bisogna essere strong. Sì. Che arriva ultimo è come l'Alfa e l'Omega, importante allo stesso modo. Eh sì. E dire che la casa degli orrori l'ho messo, perché dire, ma magari l'ha letto. Ah sì, che scherzi, che non l'ho letto. La casa degli orrori, imprescindibile, famosissimo. Che fai? Le cagate sono quelle che rimangono più impresse, almeno per me. No, mi sono divertito, dai. Ma sì, assolutamente, ma l'intento è decisamente quello, poi magari si scoprono anche cose nuove, manga nuovi, oddio, col Master sì. Sicuramente, perché tira fuori la metà di queste cose non avevo mai viste. Sì, va bene ragazzuoli, grazie mille Nico per aver partecipato. Grazie, una figura di grazie a te, come sempre. Prego. E insomma, ci vediamo sabato prossimo per disintegrare Daily Mail. Ci mettiamo tutti d'accordo. Sarà interessante. Per fargli del male. Va bene. Cosa escogitare. Assolutamente. Vi saluto, trovo qualcuno a cui fare un ride e poi stacco anche io. Ciao ragazzuoli. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora. Facciamo un raidino e si chiude, che tra l'altro alle 18 mi sembra
Passo da Federic che sta facendo la maratona di compleanno. Ah, vabbè, sì, ma andiamo da lui allora, aspetta. Come si chiama il canale? Federic sarà? Immagino. Federic Manga. Federic Manga, sì, decisamente. Ciao Tecno! Ciao 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 ciao. Sì, ma non hai le notifiche attivate? Non hai le notifiche attivate delle live? Sì, abbiamo iniziato alle 16. No, vi mando da Federic Manga perché alle 18 sono da lui. E vado un attimino ospite così, un pochino da lui per la maratona di compleanno che sta facendo, così gli facciamo gli auguri e poi si parla anche un pochino del mio libro che esce il 22 febbraio, anzi. Vi ricordo, ciao Elwar, ciao tesoro, vi ricordo che lo trovate su Amazon, punto esclamativo libro, questo è il link, potete già preordinarlo così il 22 vi viene già inviato, costa 15,90 per Mondadori, un libro sulla storia del manga che secondo me troverete eventualmente interessante. Va bene, andiamo a fare gli auguri a Federic e ci vediamo dopo lì. Va bene? Può darsi che entro anche un pochino prima, tra l'altro. Dai, a dopo. Ciao ragazzi, ciao!